cos'è e come funziona l'indirizzo musicale della nostra scuola. Imparare a suonare uno strumento è come iniziare a studiare una lingua nuova. All'inizio può sembrare dura, ma una volta che si cominciano a riprodurre le prime note, la soddisfazione e i benefici che ne derivano sono talmente tanti che difficilmente si smetterà. La musica produce un tipo di piacere di cui la natura umana non può fare a meno, Confucio. Il filosofo cinese, con queste parole, ha tenuto a sottolineare il fatto che la musica produce numerosi benefici psicologici per chi la suona e per chi l'ascolta. Imparare l'arte della musica porta a numerosi effetti positivi. Migliora le capacità cognitive, rende più intelligenti, migliora le abilità in matematica, allevia lo stress, migliora l'autostima e allontana la timidezza, promuove la socializzazione e l'armonia con gli altri. Secondo un recente studio effettuato presso l'Università di Montreal, pubblicato sulla rivista Brain and Cognition, imparare a suonare uno strumento rende più reattivo il cervello agli stimoli sensoriali. Suonare regolarmente uno strumento sembra influenzare le parti del cervello che controllano le capacità motorie. Esempio, usare le mani, correre, ruotare, eccetera. L'udito, la memorizzazione di informazioni sonore e la memoria. Queste capacità effettivamente crescono e diventano più attive. Altri risultati mostrano che suonare uno strumento può aumentare il vostro QI di 7 punti. Per riuscire a suonare un brano con uno strumento musicale, si devono mettere in pratica numerose conoscenze e si devono risolvere un elevato numero di problemi, memorizzare i passaggi più difficili, scegliere il ritmo che si vuole dare alla melodia, leggere le note sullo spartito e riprodurle fedelmente. Tutto il lavoro che c'è prima della riproduzione di un brano ha effetti positivi sulle capacità cognitive delle persone. Studiare la musica, la teoria, il tempo, il ritmo e gli spartiti favorisce la comprensione di formule matematiche e di logica. Suonare uno strumento implica in sé lo sviluppo della capacità di riconoscere schemi e strutture che si ripetono di continuo. Questo implica la stimolazione da un punto di vista neurologico dell'area del cervello, che è alla base del ragionamento logico-matematico. Saper suonare uno strumento vuol dire leggere degli spartiti e saper riconoscere in brevissimo tempo le note mentre si suonano. Suonare uno strumento aiuta non solo a mantenere la concentrazione a lungo su una determinata attività, ma migliora anche la capacità di lettura. Suonare uno strumento vuol dire avere tra le mani un grande antistress. Infatti, il musicista ha la possibilità di suonare quando e dove vuole, esprimendo le proprie emozioni e liberando la fantasia. Non è un caso, infatti, che molti medici utilizzino la musicoterapia per favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità e l'espressione. Quando si impara a suonare uno strumento, molte volte si ha la possibilità di esibirsi davanti al pubblico. Più show e esibizioni si fanno, più si acquisisce sicurezza in se stessi. Essere sicuri delle proprie capacità equivale anche ad essere più sicuri nella vita di tutti i giorni, e questo migliora la propria autostima. Suonare uno strumento, poi, è una cura contro la timidezza. Uno dei grandi valori della musica è quello di favorire la socializzazione e le relazioni con gli altri. Non a caso nella nostra scuola si dà molta importanza alla musica d'insieme. Suonare uno strumento significa intraprendere una strada in cui si incontrano diverse persone e personalità, a partire dagli insegnanti e da altri ragazzi con la stessa passione. Suonare in una band, essere parte di un coro, partecipare a delle esibizioni
Tutto questo permette a chi suona di imparare a condividere i momenti della propria vita insieme agli altri e a comunicare con loro. Suonare insieme, quindi, significa imparare a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune, definendo il proprio ruolo e personalità all'interno di un gruppo. Si migliorano così la percezione di sé e la socializzazione. Gli strumenti insegnati nel nostro indirizzo musicale sono il violino, il flauto, il pianoforte, la chitarra. Gli insegnanti di strumento sono professor Matteo Travaglia, violino, professor Maurizio Leone, flauto, professoressa Martina Poli e professor Nicola Di Gioia, pianoforte, professor Franco Guidetti, chitarra. Nella nostra scuola potrei utilizzare aula di musica, aula magna, impianto audio, batteria, tastiere, basso e chitarra elettrica. Il monte ore curricolare è di 32 ore settimanali, anziché le 30 delle altre sezioni con l'oriente pomeridiano. Al mattino tutto si svolge in maniera uguale in tutte le sezioni. La differenza sta nelle lezioni del pomeriggio. Le lezioni del pomeriggio sono di due tipi. Lezione individuale, della durata di circa 50 minuti, docente e alunno, e lezione di teoria e solfeggio, docente e gruppo di strumento, 5-6 alunni, durata 50-60 minuti. La materia strumento musicale è oggetto di valutazione, voto di cartella. Pertanto la frequenza è obbligatoria. Eventuali assenze delle lezioni pomeridiane vanno giustificate. Prova attitudinale. È un test molto semplice che serve ai docenti per capire se lo strumento che hai scelto è il più adatto a te. Per farlo non occorre saper suonare e nemmeno conoscere la musica. Iscrizione. Nel modulo di iscrizione dovrai compilare i campi richiesti indicando in ordine di preferenza la scelta dello strumento. Il streaming è il mezzo dell'indirizzo musicale.